Bentrovati da Francesco De Leo e benvenuti alla Voce della Storia, il podcast di Focus Storia, all'insegna dello scoprire il passato per capire il presente. Oggi vi parliamo di Sua Maestà la Regina Vittoria, nata a Londra il 24 maggio del 1819, esattamente 200 anni fa. Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda e imperatrice d'India, il suo lunghissimo regno è passato alla storia come epoca vittoriana. Ereditò il trono a 18 anni dopo la morte senza discendenza legittima dei suoi tre zii paterni. Il suo regno durò 63 anni, 7 mesi e 2 giorni, il secondo più lungo della storia del Regno Unito, superato solo dalla sua pronipote Elisabetta II, l'attuale sovrana. Ne abbiamo parlato con la storica Giulia Guazzaloca, autrice per Mondadori Educational della storia della Gran Bretagna. La regina Vittoria ha dato il nome a un'epoca e questo già è molto significativo, l'epoca del massimo splendore della Gran Bretagna, che era la più grande potenza economica e militare imperiale del mondo. Si trovò a regnare la più grande potenza dell'epoca quando aveva solo 18 anni, senza avere nemmeno un'accurata formazione politica. Non era preparata per quel ruolo, perlomeno non in quella così giovane età, però seppe diventare l'icona dell'epoca. E fu tra l'altro durante il lungo regno vittoriano che si modellarono le strutture politiche del sistema inglese, della democrazia britannica. E anche in questo Vittoria ebbe un ruolo importante. Vittoria seppe diventare, diciamo, l'icona di quegli anni anche perché rinnovò l'istituto monarchico, lo fece diventare qualcosa di vicino al popolo, utilizzò per la prima volta gli strumenti del nascente sistema della comunicazione di massa per entrare in contatto con il suo popolo. Lei lo chiamava My People, si rivolgeva così agli inglesi, ai sudditi nei suoi discorsi, e quindi, diciamo, dischiuse quel velo di segretezza, di inaccessibilità che tradizionalmente copriva, oscurava la vita delle famiglie reali in Europa. Lei si faceva vedere con la sua famiglia, con i suoi figli, nella tenuta di campagna di Balmoral. Erano lontani sia lei che il marito dalle frivolezze tipiche dell'aristocrazia dell'epoca, detestavano i cerimoniali di corte, le feste e amavano anche la vita semplice. Insomma, entrò in contatto, diciamo, con la classe media, la borghesia inglese che stava emergendo come appunto pilastro della crescita economica e politica della Gran Bretagna, quindi seppe, diciamo così, identificarsi con i valori, le consuetudini, gli usi delle classi medie inglesi, devote ai figli, parsimoniose, i valori di rispettabilità, decoro, no? Vicinanza appunto alla famiglia erano i valori delle classi medie e Vittoria e Alberto seppero in qualche modo farli propri, incarnarli. Era, diciamo, il laboratorio delle grandi trasformazioni che si stavano producendo in tutta Europa. La Gran Bretagna è stata in fondo, no, la madre, è stata definita la madre delle democrazie perché, a differenza degli altri paesi europei, non ha conosciuto la fase dell'assolutismo monarchico, il processo, diciamo, di costituzionalizzazione del sistema politico era iniziato a fine 800 con la gloriosa rivoluzione, con il nuovo sovrano che era King in Parliament, quindi il sovrano e il Parlamento. E un sistema elettivo all'epoca ancora estremamente ristretto, che però appunto aveva inaugurato il principio della rappresentanza. Quindi è stato un laboratorio prima e lo fu sicuramente nella seconda metà dell'Ottocento, e siamo nell'epoca in cui si dispiega al massimo gli effetti della rivoluzione industriale che era partita prima. Ed è un laboratorio politico
proprio, addirittura viene, come dire, il modello inglese viene celebrato dai liberali di tutta Europa, è un laboratorio politico perché è lì che si pongono, come dire, le basi, le forme del moderno costituzionalismo liberale. Il sistema politico strutturato nella forma partito moderna, diciamo, nasce in parte negli Stati Uniti, ma in parte in Gran Bretagna, quindi la stabilizzazione del sistema politico veicolato dai partiti nella forma moderna di massa come la conosciamo oggi. E quindi, diciamo, ed è stato anche un laboratorio di trasformazioni sociali, di cambiamenti di costume, no? Citavo prima le middle classes, le classi medie sono state il pilastro della crescita economica britannica, ma non solo, no? Hanno assunto poi un ruolo sul piano economico e politico importantissimo in tutta Europa. E quindi in questo senso la Gran Bretagna era guardata dai liberali, dagli intellettuali di tutta Europa come un modello, come un esempio. Si è cercato anche di imitarlo, no? In Italia ci fu un dibattito molto lungo, molto importante anche sul modello inglese, sul perché l'Italia dell'epoca non riusciva a riprodurlo. Poi questa, diciamo, questa fase è passata anche per la Gran Bretagna, ha conosciuto delle crisi politiche e costituzionali molto forte anche dopo, è morta la regina Vittoria nel 1901, i suoi successori non sono stati in quella fase all'altezza, diciamo, della sua grandezza e del suo mito, perché oramai era un mito, però diciamo che negli anni, a seconda metà del XIX secolo, quando ha regnato la regina Vittoria, la Gran Bretagna era veramente al centro del mondo, guardata da tutti e appunto considerata un laboratorio di trasformazioni. Questo non significa che non ci fossero delle tensioni, revival del repubblicanesimo già negli anni 30 e poi ancora all'inizio degli anni 60, l'azione dei sindacati, tensioni sociali, scioperi, c'era ancora anche una diffusa povertà nelle fasce, diciamo, più basse della popolazione, quindi non deve sembrare tutta una, diciamo, una costruzione troppo idealizzata, però sicuramente era, come dire, la punta più avanzata della civilizzazione dell'epoca. Io penso che la regina Elisabetta abbia fatto sua, abbia fatto propria la lezione di Vittoria da molti punti di vista. Oramai priva dei poteri politici effettivi, cosa che lo era molto meno Vittoria, nel senso che esercitava un'influenza politica sui ministri, sui primi ministri, maggiore di quella che ha esercitato ed esercita la regina Elisabetta, però dicevo, priva dei poteri politici effettivi, ha comunque mostrato sempre grande intelligenza, grande senso della misura e della moderazione, straordinarie doti di comunicazione, che è stata la grande, come accennavo prima, rivoluzione della monarchia vittoriana. Elisabetta si è fatta apprezzare dai leader e dai capi di Stato di tutto il mondo, come già allora Vittoria, ha saputo disciplinare, diciamo, la sua indisciplinata famiglia, problema che in gran parte Vittoria non ebbe, e ha passato, attraversato, come anche Vittoria, crisi economiche, tempeste politiche, ma diciamo è riuscita a mantenere per la corona un ruolo non, diciamo, di intervento politico effettivo, ma un ruolo di simbolo, no? La corona rappresenta nell'immaginario dei britannici, ed è così dall'età vittoriana, l'identità nazionale, è il collante, il cemento che tiene assieme tutti e rispetto al quale tutti in qualche modo si identificano, al di là delle divisioni politiche, etniche, sociali. E in questo senso, diciamo, il contributo di Vittoria è stato decisivo, perché appunto ha inventato, no, quello che gli storici chiamano il royal populism, che non ha nulla a che vedere con il populismo come lo intendiamo adesso, ma è proprio questa sintonia che si venne a creare tra la corona, l'istituto monarchico e chi in quel momento la rappresentava e i sudditi.
E direi che questo l'ha continuata a fare, lo sta facendo anche la regina Elisabetta, no? Ha svecchiato tutto sommato l'immagine della monarchia, come aveva già fatto Vittoria, no? Ha aperto Buckingham Palace, avevo letto qualche tempo fa dei garden party rivolti ai cittadini comuni, ha aperto la sua pagina Facebook, quindi ha capito, come già Vittoria, che è necessario, come dire, modernizzare l'immagine della monarchia, della corona, per rinnovare quotidianamente il legame col popolo, a dispetto del fatto che, come dicevo prima, poteri politici di intervento i monarchi nelle democrazie costituzionali non ce li hanno più. Abbiamo terminato, vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker, semplicemente cercando La Voce della Storia. E se vi è piaciuto il nostro podcast, scrivetecelo nei commenti, cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ma non dimenticate, per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast, di iscrivervi al canale. In descrizione, proprio sotto il cursore, trovate tutti i canali social di Focus Storia e, per chi fosse interessato, anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi, pensata proprio per i nostri ascoltatori del podcast. Come sempre, per scoprire il passato e capire il presente. A prestissimo!